Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi voglio dirti perché è importante acquistare la guida I 10 errori da non fare. Perché qui sono racchiusi in uno spazio molto molto contenuto, è un vero e proprio riassunto, I 10 errori che comunemente vengono commessi da chi deve acquistare nuovi infissi. Nonostante abbia più di 100 articoli sul blog dove viene spiegato tutto per filo per dettaglio, ma capisco che ci vuole tantissimo tempo per leggere tutto e magari dopo che hai letto i primi 3-4 te li inizi a dimenticare perché le nozioni sono tante, con questa guida è una cosa che si legge in pochissimo tempo e sono racchiuse le 10 cose più importanti. Le vorrei vedere insieme a te. Ad esempio, cosa più importante in assoluto, errore numero uno, il montaggio. Il montaggio infatti è un errore che va a vanificare anche il serramento migliore, è il 75% del risultato. Errore numero due, andare a posare i nuovi infissi sopra a quelli esistenti. 95% dei venditori di finestre montano gli infissi sopra gli esistenti. Errore numero tre, la casa piena di muffa. Quanti serramenti non verrebbero cambiati se chi li acquista sapesse già dove va incontro, se non fa il lavoro fatto come si deve? Io penso tanto. Errore numero 4, finestre in PVC alluminio legno, concentrarsi poi troppo nella scelta del materiale e non sul vetro. Appunto, errore numero 5, dimenticarsi del vetro, cioè la finestra è completamente vetrata. Io, cioè, per assurdo dico, il telaio è un mezzo per tenere sul vetro, infatti nelle case c'è superficie opaca che sono i mattoni e superficie trasparente che è la finestra. Perché si concentra così tanto alluminio, legno, PVC e non si pensa al vetro? Non lo so, comunque errore numero 5 è molto importante. Errore numero 6, questo errore è fatale veramente, cioè se sbagli la scelta del vetro potenzialmente hai dei vetri molto pericolosi. Sono morte tantissime persone, una anche nel 2019 che sto girando questo video. Errore numero 7, sostituire solo le finestre, anche questo qui, errore gravissimo. Se devi cambiare solo le finestre e non cambi quello che c'è attorno, come ad esempio il bancale sotto non lo vai a trattare o il cassonetto non lo vai a cambiare o isolare, è meglio non cambiare la finestra, te l'hanno detto? Non credo. Errore numero 8, affidarsi solo al vetro blindato. Vuoi sicurezza e ti vendono il vetro blindato? Non serve a niente, serve altro per la sicurezza. Errore numero 9, sopravvalutare l'isolamento. C'ho il vetro triplo in promozione, tieni che va bene. Se non hai muro isolato non serve a niente il vetro triplo, quindi sopravvalutare l'isolamento e anche sopravvalutare quello che può fare una finestra, quello che puoi fare con gli infissi. Ho sentito dire dei venditori che quell'infisso equivale a un terzo dell'isolamento di una casa. Forse non conoscono bene tutti gli elementi che compongono l'abitazione, che sono il tetto, che sono le fondamenta e che sono le pareti. Cioè gli infissi è una parte, potrebbe essere un 20, a esagerare un 25% se vogliamo esagerare, di tutta la spesa del riscaldamento. E poi una parte della bolletta, non dimenticarti che è il gas che usi per cucinare e per riscaldare l'acqua, quindi cioè, non diamo dei numeri esagerati e impossibili da realizzare. Errore numero 10, anche questo fondamentale, qui sono guai, sottovalutare garanzia, assistenza, sono cose molto molto importanti. Questi sono tutti racchiusi all'interno della guida I 10 errori da non fare. Ti consiglio di acquistarla perché è una spesa che si ripaga proprio nel giro di niente, perché costa poco e ti dà degli spunti veramente veramente interessanti. Ciao e al prossimo video.